Oggi siamo qui per documentare la messa in opera di questo gallo, essendo anche il giorno di carnevale, va proprio bene, è anche una bella giornata. Quindi abbiamo voluto testimoniare questa giornata del montaggio di quest'opera, perché quest'opera praticamente rappresenta il territorio. Il gallo era in ogni casa di ogni contadino nel secolo passato, diciamo. E queste colline sono rimaste spopolate da questi contadini, eccetera. Questo gallo ha voluto ritornare in questo posto per cantare e che questa sua voce vada attraverso queste colline. Il gallo da sempre, da mezzanotte in poi, ha sempre cantato ogni ora, che era, scandiva le ore per i contadini. Fin già quando non c'era ancora l'orologio, il gallo, si servivano del gallo per il canto di ogni ora fino al mattino, perché lui chiamava il giorno. Infatti è girato verso est perché lui quando canta aspetta che arrivi il giorno. E poi in questo momento a est ci sono anche tanti problemi, che c'è questa sua voce che si fa sentire. Che dire, è un'opera che ci tenevo molto, anche perché io, avendo altre due opere qui in questa zona, è diventata su questa strada a impreziosire proprio questo tratto di strada prima di arrivare a Urbino. Ci sono queste tre opere che fanno comunque fanno fermare le persone, che possono anche riappropriarsi di uno sguardo verso questo meraviglioso paesaggio, altrimenti la gente va sempre di fretta, eccetera. Queste opere invece fanno rallentare e tutti le possono ammirare, e nel frattempo appunto si rendono conto che hanno un grande territorio, un grande paesaggio.